Il Teatro Sanzio alza il sipario sulla sua stagione teatrale 2022-2023 promossa da Amat, che accompagnerà la Cultura Urbinate da novembre fino a marzo con un programma variegato e coinvolgente composto da 7 spettacoli in abbonamento che saranno inaugurati il 17 novembre da un omaggio alla leggenda di Fausto Coppi con Tempo in Fausto di Cesare Inzerillo. Programma che prosegue il 2 dicembre con la commedia tutta al femminile Figlie di Eva con Michela Andreozzi, Maria Grazia Cucinotta e Vittoria Belvedere, per passare ad una commedia nera come Il delitto di Via dell'Orsina con Massimo D'Apporto e Antonello Fassari in scena dal 15 dicembre. Il 25 gennaio Il marito invisibile sarà invece la prima messa in scena innovativa di commedia in videocall con Marina Massironi e Maria Amelia Monti. E ancora un tuffo nell'atmosfera dantesca di Paradiso 33 con Elio Germanio dal 28 febbraio, mentre il 10 marzo arrivano due attori amatissimi come Lino Guanciale e Francesco Montanari con L'uomo più crudele del mondo. Il 30 marzo il rossiniano Barbiere di Siviglia diventa invece un balletto d'azione realizzato dalla coreografa Monica Casadei. Dunque 7 spettacoli per 13 appuntamenti di una stagione che si allargherà anche alle proposte di Andar per Fiabe, Teatro Oltre e La Città in scena con la compagnia dialettale Urbinate. Un programma che ho visto con molto favore, molto compiacimento, in cui sento di essere stato, come dire, suggestivo e quindi utile, e che mi auguro ai cittadini di Urbino e per quelli che verranno rappresenti soprattutto la prima, cioè Cesare Inzerillo, che è una cosa comunque talmente singolare e straordinaria che non è soltanto per un teatro della città, ma per un teatro d'Italia. E quindi mi auguro che ci siano prenotazioni per i nostri spettacoli anche da fuori Urbino per il riconoscimento del valore e dell'impegno di questa programmazione così precisa, così amorosa, e per cui ringrazio l'amico Santini. 13 appuntamenti dal 17 novembre al 30 marzo, una novità che abbiamo deciso con il sindaco Gambini, una novità democratica importante secondo me, perché abbiamo deciso, visto che è la prima stagione di ritorno dopo il Covid, di offrire a tutti i cittadini di Urbino, naturalmente chi vorrà, una ripartenza anche dal punto di vista degli abbonamenti. Quindi non avremo prelazione di abbonamenti, ma nuovi, tutti nuovi, dal 5 al 12 novembre, appunto una riapertura del teatro che ci consente appunto di non condominializzarlo troppo. Insomma, quindi si ripartirà il 5 novembre a teatro vuoto, a platea pianta vuota, e quindi chiunque chi vorrà potrà fare questo percorso di abbonamento. Come avete visto, i titoli sono belli, importanti, e tenete conto appunto che gli abbonamenti partono addirittura da 61 euro per tutto il percorso delle 7 proposte della prosa. Questa stagione teatrale deve ripartire, la città vuole ripartire. Per fortuna abbiamo una città che è tornata viva. Devo dire che affacciandoci dalla finestra abbiamo tantissimi ragazzi giovani che vivono la città, e questo ci fa già ancora di più quell'ottimismo che ci serve.